I giovani e l'Europa, che cosa possono chiedere i giovani all'Unione Europea e che cosa l'Unione Europea propone per le nuove generazioni? L'Unione Europea offre un mondo di opportunità che è particolarmente vicino ai giovani e che i giovani devono necessariamente vedere come uno stato di necessità. Un mercato interno che è il più importante al mondo e un sistema di regole che ormai per l'80% regolano le loro vite e vengono direttamente da Bruxelles. Ma l'Unione Europea offre anche una serie di progettualità ai quali i giovani si devono preparare con un'idea di futuro che permetta loro di fare degli investimenti su loro stessi, sul loro capitale umano, almeno di qui ai prossimi 3, 4, 5, 10 anni. E quindi una visione che sappia andare al di là della crisi, anche con un'idea diversa di economia, che faccia degli scambi, diciamo, e degli incontri culturali fra l'Europa e le altre aree del mondo una leva competitiva, diciamo, immancabile, dominante. Quali sono i canali attraverso cui i giovani possono accedere a questo mondo? Il mondo dell'Europa. I canali sono quelli che le stesse istituzioni europee mettono a disposizione nei vari paesi, come i vari uffici di rappresentanza, come tutte le possibilità dei canali di comunicazione che l'Europa mette a disposizione, nonché le varie possibilità di opportunità di investimento e di finanziamento che l'Europa offre ai giovani attraverso programmi specifici, sia che riguardano il mondo dell'economia e il mondo degli imprenditori, siano che riguardano studenti in giro per l'Europa o in giro per il mondo. Non solamente Europa, ma anche Asia per le nuove generazioni. Sì, questo è un tema importante che colleghiamo proprio al tema del futuro e di avvicinamento a nuove prospettive. Quello che cercheremo di introdurre oggi è che in realtà l'Asia non è futuro, è un futuro molto presente e vicino a noi in una molteplicità di esperienze che i giovani e le università stanno portando e conducendo nel confronto e nello scambio con l'Asia. Oggi cercherò di aiutare gli studenti a focalizzare elementi di diversity che sono molto importanti nel cercare di capire come strutturare delle relazioni in primis umane, perché ci contrappongono come sistemi di pensiero e che diventino poi utili nell'approcciare, nell'avvicinare determinate carriere e prospettive di lavoro che sono nuove perché nate da mercati globali e mercati, diciamo, di nuova dimensione che si stanno avvicinando e si stanno anche scontrando con un sistema di pensiero e di impresa diverso, non direi vecchio, direi diverso, quale quello europeo, e che delinea quindi prospettive di grande interesse, di grande novità. Quali sono queste professioni nuove? La mediazione interculturale applicata all'impresa principalmente, perché lo vedremo oggi, essere linguisti significa anche avere però delle competenze diversificate su settori anche tecnici. Questo istituto, questo liceo un po' rappresenta una percezione di studio che sia anche olistica, un po' più ampia, nel fornire per delle società globali dei tecnici che abbiano un background umanistico di mediazione linguistica, ma anche soprattutto di conoscenze di mercati e di strategie. Quindi tutto quello che riguarda l'intercultura, l'internazionalizzazione e la linguistica applicata ai processi di internazionalizzazione e di marketing in Asia rivelano delle prospettive di formazione e di lavoro che sono estremamente nuove e che il mercato ci richiede molto.